partita, magari nella dinamica con 30 altri bambini, nella situazione che ci può essere, per voi è una cosa piccola. In quel momento invece emotivamente per quel bambino è diventato il primo passo, una prima richiesta d'aiuto che non è stata ascoltata e che quindi non si chiedono più, comunque non pensano che ci possa essere un adulto in grado di ascoltarlo. Che fare? Oltre ad osservare le dinamiche che possiamo vedere, possono esserci altri bambini nella classe che parlano, che possono venire a dire ma è successa questa cosa durante la ricreazione. Magari non hanno gli strumenti, spesso, molto spesso non hanno gli strumenti loro per primi per intervenire, perché davanti a una situazione di aggressione, comunque una situazione di bullismo, la difficoltà di molti è quella di non sapere come reagire e aver paura che nel momento in cui vadano a difendere la vittima diventi anche loro vittime. Quindi è più importante essere parte del gruppo, comunque sentirsi integrati in qualche modo, che non difendere l'altro, meglio lui che lei. Però almeno posso provare a parlarne con l'insegnante, cioè comunque l'adulto, quindi anche quello, fare attenzione a quello che viene detto, come viene detto o gli accenni che possono. È fondamentale, diciamo anche l'altra volta parlando di bullismo, comunque, il fatto che ci siano delle regole chiare, il fatto che la classe sia un ambiente in cui i bambini sanno come comportarsi, cosa succede, cosa c'è da fare. Non devono esistere zone aree grigie, se esistono devono essere aree in cui loro sanno che si concordano le regole, non sono regole imposte dall'alto, sono regole concordate insieme, quindi è anche un modo per creare il gruppo, come vengono date le regole. Posso dire che qui non si parla o si parla soltanto alzando la mano, oppure nella discussione comune chiedere anche ai bambini di trovare una loro soluzione che possa rispettare tutti, che possa dare delle regole di comportamento all'interno della classe. Facendo questa cosa, condividendo con tutti il fatto che c'è un sistema di norme, è sia un lavoro a lungo termine nella creazione di cittadini, di persone socialmente integrate, perché so che se sto in un gruppo devo, ci sono delle regole. La cosa importante è soprattutto che si sentano parte di questo gruppo, perché se io posso, parlando con l'altro, stabilire anche qual è il mio punto di vista, dire il mio punto di vista e nella discussione trovare un accordo, si va a formare uno spirito di gruppo. Io faccio parte di questa classe. Ho anche io deciso, o quantomeno ho fatto parte di chi ha deciso di quali sono le regole di comportamento. Se poi, adesso prendiamo veramente l'esempio del parlare alzando la mano, fare un ragionamento su questo porta anche a ragionare su quello che è il rispetto degli altri. Qual è il loro valore? Qual è il loro valore per me? Quanto lume? Qual è il valore di me? Qual è il valore degli altri? Non è una cosa. Dall'alto mi arriva questo ordine, ed è comunque imposto, lasciatemi usare questo termine, con la violenza in un certo senso, perché è un'imposizione. È diverso la figura dell'insegnante preso come autorità ma rispettata, perché è l'adulto di riferimento, un adulto che mi sa di più, di cui mi posso fidare e a cui mi posso affidare. È un adulto che mi ascolta, è un adulto che ci lascia spazio. Ok? Faccio un po' dubbiose. Il bullismo viene spesso riportato appunto in momenti di materiale grigio, può essere la ricreazione, i cambi dell'ora, lo spostamento da un'aula all'altra, il bagno. È difficile, ci possono essere
piccoli episodi all'interno della classe durante le lezioni. Quindi è proprio questo che allargare l'idea del rispetto dell'altro, delle regole anche in quelle aree grigie, fa sì che si vada proprio a tagliare la possibilità di sviluppare un comportamento violento. Si possono fare eccezioni. L'importante è che i bambini capiscano che questo sistema di regole c'è, vale, ma è flessibile. Quindi se di solito si parla per alzata di mano, se c'è un'urgenza che viene definita urgenza, allora si può anche evitare. Ma questa flessibilità non deve essere permissivismo o mancanza di controllo. Deve essere chiaro anche loro che è un sistema di regole flessibile, ma che comunque queste regole ci sono e valgono per tutti. Torniamo un attimo lì e vi faccio una domanda, perché mi è appena venuto un dubbio. Come fare con gli alunni, e lo chiedo a voi, come fate con gli alunni che hanno particolari difficoltà? Quindi mi viene l'esempio del quelli che possono essere i DES, quindi che hanno un programma differenziato. Vi chiedo come gestite questa cosa nella classe? Con gli altri che magari fanno domande, ma io devo fare tutti i compiti perché lui di meno. Non succede? No, in realtà riguardo la situazione. Parto da quello che è la base. Ok. E negli altri diventa uno sviluppo. E di più. Per cui quella è la base, cioè quando si può. Così come il tipo di materiale, quindi il materiale visivo, sono interattivo, se lo vengono, e gli altri. Poi possono andare a possono andare a superiori quando si può, non sempre si può. Altro? Io normalmente uso gli strumenti come pensativo, ripetitivo, eccetera, e solo se fanno domande rispondo. Però rispondo davanti a tutti e tutti condividono e tendenzialmente non ci sono problemi, non c'è tantissimo. Forse riflettono sul fatto che gli altri comunque una mancanza rispetto a situazioni. Cioè io prendo il proprio ruolo, come dicevi tu anche le volte scorse, e mi sono riuscito a dire. Ero dubbio in questo momento, nel passare da uno all'altro mi è venuto appunto il dubbio del ok, ci sono regole, ci sono chiare, la flessibilità è anche appunto nei vari materiali e nelle richieste che vengono fatte agli alunni. Quello che dicevamo prima, la difficoltà nel momento in cui si identifica che c'è una vittima, la difficoltà è approcciarsi, perché magari non è stato lui a parlarcene, magari è stato qualcun altro, anche nel momento in cui riesce a trovare il coraggio di andare a parlare con l'insegnante rispetto ad un esempio o a un episodio subito, bisogna in qualche modo riuscire ad aiutare i bambini ad esprimere quel marasma di emozioni che provano, perché una situazione complessa emotivamente il subire un atto di bullismo. Quindi probabilmente c'è la vergogna, perché si consuma di fronte ad altri, punto. Il bullo da solo molto difficilmente attacca la vittima da sola. Ci deve essere un pubblico, ci devono essere altri bambini presenti che sostengano una o l'altra parte, quindi non è un'azione. Vengo attaccato, è una cosa, è un dolore, è una paura mia, diventa una cosa soltanto mia, ma diventa anche la vergogna perché è stato fatto davanti ad altri. È proprio ha un impatto sociale, perché motivo? Ha un senso di colpa. Si viene attaccati per questa condizione di differenza, quindi può arrivare anche a dire allora è colpa mia che sono grasso, è colpa mia che porto gli occhiali,
o che vengo da un'altra nazione. La paura, quando diventa una situazione appunto di aggressione anche fisica, ci può essere la paura, o anche solo la paura di parlarne nel momento in cui me ne vengono a parlare, ci può essere, cioè adesso cosa succede? Potrei avere un'altra condizione, perché non l'ho detto prima, perché volevo comportarmi in maniera diversa. Quindi anche la difficoltà, soprattutto come aiutare a chiedere aiuto, aiutare il bambino a trovare le parole per chiedere aiuto o comunque a raccoglierlo in questo tentativo di richiesta di aiuto. La cosa più importante è andare a sottolineare quanto non c'è nulla che non va in loro, togliere innanzitutto il senso di colpa e l'idea di essere sbagliati, perché in quel caso è proprio il punto in cui su cui il bullo può continuare a lavorare e a infierire in un certo senso sulla vittima. Diventa anche un lavoro sulla loro autostima, perché, come abbiamo detto, sono bambini con una bassa autostima. Nel momento in cui un adulto, senza andare a fare analisi sul perché hanno questa bassa autostima, nel momento in cui un adulto di riferimento importante come può essere un insegnante va a sottolineare, a ricordare al bambino la sua importanza, il fatto che gli ridà un'immagine positiva di sé, può aiutare a migliorare l'autostima. La cosa che... ok, scena, qualcosa che succede durante la ricreazione o...